La Juventus è conosciuta per le tipiche strisce bianconere, ma pochi sanno che in origine la squadra indossava una maglia rosa con cravattino nero. Nel 1903 il Notts County Football Club inviò alla squadra delle maglie con strisce bianconere, che da allora sono divenute simbolo della tradizione del club, fatta di stile e classe inconfondibili. A quei tempi Torino era il centro industriale d'Italia e milioni di persone migravano al nord da tutte le parti del paese. Quando ritornavano nella loro città d'origine, portavano con sé la passione per la Juve. Questo è il motivo per il quale la squadra bianconera è amata dappertutto, dal nord a sud Italia. Naturalmente, anche le vittorie collezionate nel tempo dalla Juventus hanno contribuito a costruire il suo successo. Negli anni 50 aveva già vinto 10 scudetti e raggiunto i 20 negli anni 80, fino ad arrivare ai 32 scudetti attuali. Sicuramente avremmo ottenuto questo palmarès d'eccellenza anche con le storiche maglie rosa, ma restano le strisce bianconere, il simbolo indiscusso della squadra che tutti riconoscono.